Seconda parte del telegiornale che oggi dedichiamo alla Banca d'Italia, ai cambiamenti, alla trasformazione, alla perdita a Messina anche della sua filiale. Ne parliamo con il nostro ospite, con Antonio Mangraviti, rappresentante della First CISL. Benvenuto. Buongiorno. Entriamo subito nel dettaglio. La notizia è quella che da questa settimana, praticamente da lunedì, non è più una filiale la Banca d'Italia a Messina. Ma lei ci spiegherà adesso meglio cosa, un ufficio territoriale che praticamente dipende da Catania. Allora, intanto per far capire chi ci sta seguendo, qual è la differenza e quali sono i servizi che svolge questo ufficio territoriale rispetto a quelli che invece erano propri della filiale? È una unità di servizi territoriali declassata ovviamente rispetto a quello che faceva prima la filiale, ha compiti residuali per quanto riguarda la centrale di allarme interbancaria, per quanto riguarda la CERI, qualcosa per quanto riguarda l'arbitrato, però è ovvio che è un declassamento chiaro che non ha paragone rispetto ai compiti che aveva prima la filiale di Messina. Il progetto in realtà è vecchio perché già da mesi, se non addirittura già lo scorso anno, era stata ventilata questa ipotesi che poi si è concretizzata in questi giorni di chiusura della filiale messinese. In realtà Messina rientra anche in un quadro più ampio che riguarda la Sicilia. Se non sbaglio, soltanto Palermo e Catania sono stati un po' risparmiati da questo piano Ed ed Agrigento Agrigento. anche da questo piano di ridimensionamento. Allora, perché, chiedo al sindacalista, questo passo da parte della Banca d'Italia, cioè la Banca d'Italia aveva davvero questa esigenza di ridurre una presenza così radicata nel territorio, in un territorio come quello di Messina? Beh, in effetti la politica della Banca d'Italia ormai è una politica decennale. Cioè Draghi aveva portato avanti questa opera di spending review, diciamo, di razionalizzazione della rete territoriale e già Messina era in rischio, però la prima volta si è riusciti a, diciamo, uscire fuori da questa maglia e invece a marzo c'è stata l'escalation, praticamente con la decisione della Banca d'Italia di chiudere 22 filiali e Messina rientra fra queste. Nonostante Messina sia una città metropolitana per cui abbia necessità di questa istituzione per quello che può essere il volano dello sviluppo, il controllo della legalità e questo è il nostro rischio peggiore. Ricordiamo che Messina è una città a rischio usura, ricordiamo le problematiche legate all'antiriciclaggio e se vogliamo anche l'attualità legata, dunque, perché l'antiriciclaggio è legato anche al contrasto del terrorismo e al finanziamento al terrorismo, sono funzioni fondamentali. Ecco, se vogliamo dare delle motivazioni valide perché Banca d'Italia avrebbe dovuto evitare questa chiusura, non vorremmo, ecco, fare il solito discorso, che purtroppo si sente anche, Messina perde tutto, perde anche la Banca d'Italia, quasi quasi questo atteggiamento che ha la città, che si piange sempre addosso di fronte alle difficoltà, però le motivazioni effettivamente valide. Un sindacato che tratta di fronte a sé la Banca d'Italia probabilmente non dice non la dobbiamo chiudere perché ha 120 anni di storia, ma probabilmente porta dei dati al di là dell'appartenenza territoriale, al di là della storia, al di là, ecco, del campanilismo. Allora, io credo che ci sia un problema legato alla funzione del credito, cioè come questa ormai sia strategica per tutte le potenzialità che il territorio dovrebbe esprimere, è un discorso ad ampio raggio che vale sia certamente per la Banca d'Italia ma anche per le banche commerciali. Se noi togliamo questa facoltà, questa possibilità di studio, di ricerca sul territorio, di comprensione delle dinamiche creditizie, della raccolta e degli impieghi, se noi togliamo questa facoltà di contrasto a una città, ripeto, metropolitana e dunque potenzialmente, come sappiamo tutti, anche beneficiaria di finanziamenti che vanno controllati evidentemente. Il problema è avere una progettualità, che è una progettualità comune, che passa proprio per l'aspetto finanziario che è il fluido necessario per una possibile ripresa, ma una scelta di questo genere non aiuta un processo di ripresa economico-sociale del nostro territorio. C'è l'aspetto di programmazione, di presenza importante istituzionale, come diceva lei, c'è anche l'aspetto occupazionale, perché Banca d'Italia da filiale diventa ufficio di servizi territoriali, ma c'è anche una programmazione che riguarda i lavoratori. Questi lavoratori, questi posti di lavoro in questo momento sono salvi, ma non è detto che
siano salvi anche in futuro. Cioè Banca d'Italia li sta mantenendo con una clausola precisa, una data, che è quella del 2018, però si potrebbe intervenire anche prima. Sì, perché la Banca d'Italia ha rilevato come massa critica quella di 7 dipendenti, per cui se da qua un anno... Oggi quanti sono? Sono 16. Se da qua un anno dovessero scendere sotto questa massa critica, ovviamente agirà subito, così come per Messina, per le altre filiali interessate da questa chiusura. Cioè potrebbe anche scomparire l'unità di servizi territoriali? Assolutamente sì. Quindi neanche questa minima presenza che oggi viene garantita in qualche modo? Assolutamente sì, e questo è il rischio. E questo è il rischio ovviamente che non ci permette neanche di programmarci in virtù del discorso dicembre 2018, che è la data ultima della presenza comunque, anche se ovviamente ridimensionata, della Banca d'Italia a Messina. La fermo un attimo, c'è uno spot pubblicitario e tra poco le chiedo, tratteremo in chiusura un altro tema, se ci sono ancora dei margini, delle possibilità per poter mantenere in vita questo presidio importante per la città. Tra pochissimo. Istituto Regionale della Danza, diretto dalla professoressa Emma Prioli, la più antica, famosa e prestigiosa scuola di danza in città. Iscriviti subito. I nuovi allievi del corso di danza educativa non pagheranno l'iscrizione. Scegli la sicurezza. Affidati alla professoressa Emma Prioli, irraggiungibile esempio di professionalità ed esperienza artistico-didattica. A Claudia Bertuccelli, ballerina professionista, coreografa ed insegnante di danza contemporanea e modern jazz. Ed a Tilia Ruggeri, insegnante dei corsi preparatori con diploma all'insegnamento della danza dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Ti aspettiamo negli ampi e confortevoli locali di via Industriale 32 Messina. A sostegno della Banca d'Italia abbiamo assistito ad una levata di scudi, ci sono stati, dobbiamo dare atto, degli interventi da parte di alcuni rappresentanti politici della Deputazione Nazionale, la Deputazione Regionale, l'Assemblea Regionale in particolare ha firmato un documento, il tentativo di evitare quello che è stato già definito l'ennesimo scippo ai danni della città. Adesso però l'atto è stato realizzato, che da lunedì non esiste più la filiale così com'era invece concepita, che margini ci sono secondo lei di rimettere in discussione il provvedimento e comunque di evitare un peggioramento dell'attuale situazione? Il passaggio dell'Assemblea regionale è stato fondamentale, dove ha preso l'impegno di sostenere nei confronti della Banca d'Italia la presenza e di, anzi, ovviamente farà diventare una filiale ad ampia operatività. Per cui noi dobbiamo basarci su questo, quello che è un impegno politico e anche una prerogativa del governatore regionale, perché ha facoltà in merito al credito in Sicilia, in virtù anche del nostro statuto, è assolutamente questa la strada da perseguire. Però devo dire che la problematica è nostra, il territorio è nostro, e io ritengo che dobbiamo essere noi, come espressione degli interessi sul territorio, a pressare su questa scelta per farla diventare veramente, veramente operativa e veramente esigibile. Ci sono prossime iniziative che il sindacato sta mettendo in cantiere? Ricordiamo in passato qualche manifestazione, prima per scongiurare la chiusura, adesso alla luce di quello che le ha detto, di questo protagonismo che deve essere del territorio, state immaginando delle nuove iniziative? Assolutamente sì, c'è stato lo sciopero molto partecipato, insomma è ovvio che dobbiamo veramente... Non vale soltanto per la Banca d'Italia, vale per le banche anche in generale. Dobbiamo recuperare l'importanza della funzione creditizia sul nostro territorio, mettendoci intorno a un tavolo e ovviamente mettendo insieme in modo strategico, programmatico, perché non basta soltanto rispondere a una provocazione, bisogna cominciare a programmarci su un aspetto che, come dicevo prima, secondo me è strategico per lo sviluppo del nostro territorio. Alla luce anche del fatto che Messina diventa città metropolitana, quindi questo certamente dovrebbe essere un passaggio considerato anche dalla classe dirigente, sia politica ma anche economica del paese, della nostra regione. Certamente, io non ho fatto un discorso di campanile, però veramente è una cosa che salta all'occhio pensare che una città come Agrigento possa avere una filiale ad ampia operatività e noi no. Cioè, questo è uno spaccato della forza politica del nostro territorio e della capacità di rappresentare gli interessi di tutti, sindacato compreso, accidenti. Però
è questo il discorso, cioè programmare insieme su azioni che probabilmente oggi è capitato questo, ieri sono quelli degli altri, ma poi andranno a incidere pesantemente anche sulle funzioni e sulla rete delle banche commerciali a Messina, cioè andranno a impattare pesantemente su una funzione che io ritengo fondamentale perché trasversale. Ringraziamo Antonio Mangraviti della First CISL, grazie. Grazie, buongiorno.